Buonasera e benvenuti al TG6. Apriamo il nostro notiziario con una notizia che è a cavallo tra la cronaca giudiziaria e lo sport, ma che ovviamente era attesa perché sono arrivati oggi i deferimenti da parte della Procura federale della Federazione Italiana Gioco Calcio per il Teramo. Deferimento per responsabilità diretta e responsabilità oggettiva sia per il presidente Campitelli che per il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe. E dunque con queste accuse si andrà a giudizio davanti alla Corte federale il 12 agosto alle ore 9 a Roma all'NH Hotel. Deferiti anche il Savona, sempre per responsabilità diretta per la partita Savona-Teramo e per responsabilità oggettiva. E poi tra i tanti deferimenti riguardanti l'inchiesta Dirty Soccer c'è anche il deferimento per l'Aquila Calcio e ovviamente per il suo ex direttore sportivo Ercole Di Nicola. Ma ricostruiamo tutto e vediamo come si andrà al dibattimento nel servizio curato da Andrea Costantini. Sono stati notificati al Teramo questa mattina i deferimenti per l'inchiesta sulla presunta combine della gara di Savona dello scorso 2 maggio. Come nelle previsioni, il procuratore federale Stefano Palazzi cita davanti alla disciplinare il Teramo per le responsabilità diretta e oggettiva riferibili rispettivamente al presidente Luciano Campitelli e al direttore sportivo, al momento sospeso, Marcello Di Giuseppe. Ad entrambi viene contestato l'illecito sportivo e quindi la violazione dell'articolo 7, commi 1 e 2 del codice di giustizia sportiva. L'illecito sportivo viene contestato anche all'ex consulente esterno del Savona, Marco Barghigiani, l'ex presidente dei Liguri, Aldo Delle Piane, l'ex tecnico di Savona e Barletta, Ninni Corda, l'ex dirigente aquilano, Ercole Di Nicola, l'ex calciatore del San Paolo Padova, Davide Matteini, l'ex collaboratore tecnico del Parma, Giuliano Pesce. Contestata l'omessa denuncia, articolo 7,7, al difensore del Savona, Marco Cabeccia, l'altro ex consulente esterno del Savona, Enrico Cenicola, e l'allenatore Fabio Di Lauro. Contestato il divieto di scommesse per tesserati allo stesso Di Lauro e a Di Nicola. Al Teramo contestata anche la responsabilità presunta per fatti commessi da non tesserati con tanto di aggravante per il raggiungimento del risultato voluto e del vantaggio in classifica, mentre il Savona Calcio è deferito per responsabilità diretta, coinvolgimento di Delle Piane e oggettiva per i comportamenti di Barghigiani, Cenicola e Cabeccia. Responsabilità oggettiva anche per Barletta, L'Aquila e San Paolo Padova per le condotte rispettivamente di Corda, Di Nicola e Matteini. Il processo sarà celebrato all'NH Hotel di Roma a partire dalle ore 9. In mezza giornata di dibattimento si giocherà dunque la partita più importante del Teramo davanti al Tribunale Sportivo, visto che lo stesso giorno, nel pomeriggio, andranno in dibattimento gli altri filoni dell'inchiesta Dirty Soccer. I prossimi giorni saranno ancora più utili alle difese per studiare in maniera compiuta gli atti sui quali poggia l'impianto accusatorio della Procura federale, che in sostanza ricalca quanto già emerso dall'informativa della mobile di Catanzaro nella ricostruzione avallata dalla Procura della Repubblica del Centro Calabrese. Per Palazzi, il presidente del Teramo Campitelli e il DS Di Giuseppe hanno dato mandato all'ex dirigente aquilano Di Nicola di combinare la partita. Fallita la pista percorsa con l'intermediazione di Matteini, che ha vanamente cercato di agganciare i calciatori Cabeccia e Marchetti, Di Nicola, secondo la Procura, sarebbe riuscito a corrompere dei giocatori del Savona tramite Corda e Barghigiani, calciatori allo stato non identificati. Delle Piane avrebbe partecipato alla proposta illecita percependo dei soldi, come alla combina avrebbe partecipato anche Giuliano Pesce, guadagnando anch'egli dei soldi. Le sostanziali aggiunte all'impianto accusatorio venute fuori dalla Procura sembrano essere le dichiarazioni di Corda, il quale riferisce che nella cena di Bisceglie di Nicola e Di Giuseppe gli illustrano come il Teramo sarebbe disposto a pagare fino a 70.000 euro per assicurarsi la vittoria. E poi la contraddizione tra le versioni di Barghigiani e Cenicola. Il primo, nell'interrogatorio di Catanzaro, ha riferito di aver parlato con Di Giuseppe e Campitelli sia prima che dopo la partita nei pressi dello svincolo dell'autostrada. Per il secondo, nell'audizione in Procura federale, l'incontro prima della partita era avvenuto tra il solo Di Giuseppe e Barghigiani e che nella macchina da dove è sceso il DS Teramano, forse un sub, c'erano altre persone che non sono scese. Elementi forti probatori contro il Teramo e Campitelli non sembrano esserci, ma la
sommarietà della giustizia sportiva e l'onere della prova invertito rendono il confronto in dibattimento duro ma giocabile per il club biancorosso, che si affida alle capacità dell'avvocato Edoardo Chiacchio per salvare una Serie B strameritata sul rettangolo verde. Come giustamente diceva Andrea Costantini nel servizio, nella giustizia sportiva funziona tutto all'incontrario e soprattutto c'è l'aggravante che il tentativo di combine è equiparato alla combine consumata. È come se nella giustizia ordinaria il tentato omicidio equivalesse all'omicidio commesso. Dunque ci sarà da discutere il tutto in pochissime ore. Vedremo quali saranno le linee difensive che il Teramo applicherà nelle poche ore a sua disposizione, perché tutto si esaurirà in mezza giornata e lo farà l'avvocato Edoardo Chiacchio, che è il difensore del Teramo, che abbiamo in collegamento telefonico. Avvocato, buonasera. Buonasera, salve. Allora, il deferimento, noi ci siamo sentiti nel pomeriggio, lo avrà letto, sì. A questo punto, no, che idea si è fatta? No, non ho letto il riferimento, ma ho sentito l'ultima parte delle sue osservazioni, cioè sulla durata del tempo. Non è che avrà poco tempo a disposizione la difesa, avrà poco tempo a disposizione l'accusa, perché dovrà delineare il perché dei riferimenti e le circostanze del riferimento. Quindi ritengo che il tempo a disposizione noi come difesa lo avremo e lo prenderemo, al di là di quelli che sono gli orari prefissati, perché il tribunale concede, così come dopo del resto, tutto lo spazio agli avvocati difensori. Senta, avvocato, da quello che si è letto nel procedimento di deferimento, l'accusa in mano ha poco, ma quel poco che ha è sufficiente per far valere la tesi della tentata combine, secondo lei? Io non ho letto il deferimento, quindi non posso risponderle. Posso dire che se siamo rimasti alle stesse circostanze di cui agli atti penali ed alla comunicazione di conclusione delle indagini, direi che veramente c'è poco, molto poco. Lei durante la conferenza stampa che ha fatto qualche tempo fa disse che non avrebbe scoperto le carte prima di aver visto quelle dell'accusa. Adesso qualcosa in più sulla linea difensiva può dirci? Assolutamente no. Io non mi sono incontrato con i miei colleghi, non ho incontrato il Presidente, non ho incontrato i vertici societari, per cui non ho delineato nessuna linea difensiva. Quando avremo, perché il deferimento è l'atto che introduce il processo, il successivo passaggio della richiesta degli atti, che provvederemo a ritirare martedì, poi sarò a Teramo dove resterò 2 o 3 giorni a lavorare. Bene, lì magari ci incontreremo di nuovo. L'ultimissima, il suo velato ottimismo che manifestava durante la conferenza stampa è ancora tale? Sì, decisamente rimane tale, però sempre con cautela, perché non mi piace fare dichiarazioni assolutistiche. Siamo dinanzi ad un processo di un certo livello e che comunque certamente merita un notevole impegno, come è giusto che sia sotto un profilo deontologico, sia perché in genere la dirigenza, il presidente, gli sportivi e la città di Teramo meritano di partecipare al campionato al quale con tanto sforzo sono riusciti, del quale sono riusciti a ottenere la promozione. Grazie avvocato e buon lavoro, perché sarà un fine settimana di lavoro per lei. Grazie, infatti. Edoardo,
Ed ora dalla giustizia sportiva passiamo a quella ordinaria, nel senso che occupiamoci dell'inchiesta riguardante il complesso La City. Si delinea il quadro dell'immobile che avrebbe dovuto ospitare gli uffici della regione, che è appunto definita La City, che è al centro di questa inchiesta, con i 14 avvisi di garanzia emessi ieri per denuncia nata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari. 14 avvisi di garanzia e primi nomi che escono nell'inchiesta relativa alla City, sede deputata ad ospitare gli uffici della regione. Il primo ad opporsi a questa iniziativa era stato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, fondando le sue perplessità sulla spesa da sostenere per le casse pubbliche, 42 milioni di euro. Noi non siamo contro nessuno, ma riteniamo che la regione non debba acquistare quel complesso, prenderlo in locazione, perché c'è una norma nazionale sulla spending review che impone di razionalizzare gli spazi in eccesso. Noi, da uno studio che abbiamo fatto, abbiamo constatato che la regione ha diversi spazi in eccesso, e quindi quel 1.100.000 euro che paga oggi d'affitto ogni anno, secondo noi si potrebbe abbattere a 200.000 euro razionalizzando gli spazi, mentre con la presa in locazione della City dovremmo pagare circa 1.800.000 euro l'anno, e in più eventualmente dopo i 3 anni optare per l'acquisto, e l'acquisto ci costerebbe, compreso IVA, circa 42 milioni di euro. Allora noi diciamo, se possiamo risparmiare i soldi e pagare solo 200.000 euro, qui non si giustifica questa operazione. L'inchiesta ora delinea un quadro più complesso. Se per Pettinari il punto ruotava intorno alla spesa da affrontare, secondo i PM Mirvana Di Serio e Anna Rita Mantini, il focus si sposta sul cambio di destinazione d'uso, da privato a pubblico, in un'area considerata sensibile poiché adiacente all'aeroporto e che da iniziale centro direzionale con parcheggio veniva trasformata in sede di uffici pubblici con un carico antropico molto superiore. 14 avvisi di garanzia che hanno raggiunto imprenditori, politici e dirigenti. L'inchiesta è all'inizio, sono stati inviati solo degli avvisi di garanzia, che sono degli atti dovuti, ma noi riteniamo che vada fatta chiarezza e che si blocchi questa operazione, molto semplicemente. Comunque vada l'inchiesta, a noi ci interessa il risolvere i problemi dei cittadini abruzzesi e pescaresi. E nel pomeriggio, in merito a questa vicenda, è arrivata anche una nota del sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, che dice che l'attività amministrativa in capo al comune di Pescara per la vicenda La City è cessata a seguito di una esplicita richiesta del soggetto privato tesa ad ottenere il cambio di destinazione d'uso da ufficio privato a ufficio pubblico. Ed ora l'altra inchiesta, quella che ha colpito invece ieri L'Aquila: lavoravano in cantiere senza alcuna tutela, vivendo ammassati in 10 in un appartamento. Si sta delineando un quadro torbido dello sfruttamento della manodopera che ha portato all'arresto di 6 persone. 50 euro al giorno al lavoratore per 13 ore nei cantieri, senza alcun diritto, niente malattia o infortunio, e condizioni di vita disumane, ammassati fino a 10 persone in un appartamento. Iniziano così ad emergere nuovi particolari sull'operazione social dumping, pulizia sociale, che ha portato ieri all'arresto di 6 persone per sfruttamento della manodopera proveniente dall'est Europa nell'ambito della ricostruzione dell'Aquila. L'inchiesta transnazionale, coordinata dalla Procura distrettuale presso il Tribunale dell'Aquila con il procuratore capo Fausto Cardella e i PM Antonietta Picardi e Simonetta Ceccarelli, ha preso il via da un esposto della CGIL e rientra così nel piano generale di tutela della legalità e della ricostruzione post-sisma. I cantieri coinvolti nell'operazione sono molti, ma gli agenti si sono focalizzati soprattutto su un cantiere del valore di 15 milioni di euro tra Via Verdi e Corso Vittorio Emanuele all'Aquila. Un risultato importante, anche perché è la prima volta che è stato contestato agli arrestati, un'organizzazione con soggetti residenti in Abruzzo e in Romania, anche il reato di autoriciclaggio, recentemente introdotto dal nostro ordinamento penale, oltre allo sfruttamento dei lavoratori e all'intermediazione illecita.
Ricordiamo che le persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare in carcere sono Antonio Delrico, detto Tonino, di 59 anni, residente a Tortoreto, Nicolae Otescu, detto Nico, di 46 anni, cittadino romeno residente a Lugoi, Francesco Salvatore, di 56 anni, di Pettorano sul Gizio, residente a Sulmona, Panfilo Di Meo, 52enne, di Sulmona, Giancarlo Di Bartolomeo, di 49 anni, di Teramo, e Massimo Di Donato, 63enne, anche lui di Teramo. A Pescara negli ultimi tempi si sono registrati casi di malore di persone mentre facevano il bagno in mare. E allora il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento del governatore della regione Luciano D'Alfonso per effettuare analisi circa l'inquinamento delle acque della costa pescarese. Acqua sporca e casi di gastroenterite, in alcuni invece la comparsa di strane macchie rosse. Il caso della balneabilità a Pescara preoccupa cittadini e turisti e ad intervenire ora c'è il Movimento 5 Stelle. Soprattutto sui bambini, perché chiaramente sono i soggetti più deboli, anche se poi anche gli adulti hanno avuto alcuni problemi. Il Movimento 5 Stelle interviene a tutti i livelli, quindi sia sul comune di Pescara che in regione che a livello parlamentare, con una serie di azioni che sono soprattutto di indagine, per così dire. Quindi abbiamo chiesto in regione, per esempio abbiamo già depositato un'interpellanza per chiarire quali controlli, se sono stati fatti i monitoraggi che il decreto legislativo 116 del 2008 impone alla regione. La regione ha certamente un ruolo fondamentale nella tutela del mare e delle acque e noi chiediamo, insomma, che il presidente D'Alfonso mantenga le promesse che ha fatto in campagna elettorale e faccia il miracolo della riconciliazione delle acque dolci dei fiumi con le acque salate dei mari. Chiedere analisi per conoscere la reale situazione della balneabilità per evitare danni al comparto turistico, all'immagine della città e soprattutto per la salute dei cittadini. Esattamente, noi chiediamo infatti sia ai bagnanti che ai balneatori di unirsi a noi in questa battaglia per la tutela del mare, per la tutela della salute dei cittadini e anche per la tutela dell'economia turistica, che ci sembra abbia avuto una battuta d'arresto, probabilmente anche a causa della scarsa qualità dei nostri mari. E forse per chi rischia qualcosa in mare ci sarà un po' di tregua, visto che le condizioni meteo stanno cambiando. Dopo la lunga ondata di caldo sono arrivati due giorni con un po' di pioggia, all'insegna dell'instabilità il prossimo weekend. Ascoltiamo che cosa ci aspetta nelle prossime 24-48 ore con il nostro meteorologo, vale a dire Giovanni De Palma. Piogge in arrivo per i prossimi tre giorni, una pausa dal caldo e dal sole che interesserà la nostra regione con episodi temporaleschi. Una situazione complessa da monitorare e in costante aggiornamento. Si tratta di una situazione piuttosto complessa, difficile da prevedere nel dettaglio. Comunque rispetto ai giorni scorsi l'area di alta pressione di matrice nordafricana subirà un parziale cedimento sulle regioni centro-settentrionali e ciò sta favorendo e favorirà un peggioramento delle condizioni atmosferiche, perché sopraggiungono delle correnti umide provenienti dai quadranti occidentali che favoriranno un aumento dell'instabilità. Di conseguenza non si escludono non solo annuvolamenti ma anche dei rovesci e dei temporali, localmente anche di forte intensità. Però stavolta i fenomeni saranno più probabili sul settore centrale e orientale, probabilmente raggiungeranno anche la fascia costiera dove è previsto anche un rinforzo dei venti e dei quadranti settentrionali. La pioggia porterà due vantaggi: da un lato si assisterà ad un calo delle temperature e dall'altro alla diminuzione dei tassi di umidità, che negli ultimi giorni avevano raggiunto anche il 77%. Rispetto ai giorni scorsi, almeno 4-6 gradi, soprattutto sulla parte orientale, nelle principali valli del versante orientale. La diminuzione si avvertirà stavolta anche lungo la fascia costiera, dove si abbasseranno i tassi di umidità, però ovviamente dovremo fare i conti comunque con un peggioramento del tempo. A Giulianova questa mattina l'impressione che si è avuta è di aver fatto un salto all'indietro nel tempo, quando si festeggiava l'arrivo del treno ed eravamo ai primi anni del Novecento e magari si fermava ad una stazione e si inaugurava questa nuova stazione. Ebbene, dopo 4 anni alla stazione di Giulianova è tornato a fermarsi il Frecciabianca e scoprirete nel servizio che non è cosa di poco conto. Io direi che è una giornata storica per la provincia di Teramo e per la città capoluogo di regione L'Aquila, perché non ci dimentichiamo che lo scalo ferroviario ubicato a Giulianova è quello di riferimento di un distretto molto più ampio che è quello della provincia di Teramo.
e della città capoluogo L'Aquila. Quando 4 anni fa, il 27 di novembre del 2011, Trenitalia decise di sopprimere le fermate del Frecciabianca, lì fu un giorno brutto, nero, e purtroppo, lo devo sottolineare, nella indifferenza del governo regionale dell'epoca. Io mi sono battuto insieme a una squadra che è composta di amministratori, ma non solo, di tanti operatori turistici, per riportare al tavolo del confronto con Trenitalia, che è una società privata, i dati oggettivi. Devo ringraziare il governatore D'Alfonso che in questo mi ha consentito di far valere questi dati, e noi abbiamo dimostrato che lo scalo ferroviario di Giulianova serve un distretto che genera quasi 3 milioni e mezzo di presenze turistiche l'anno, ha 42.000 posti letto. Lei tenga presente che l'omologa stazione di San Benedetto del Tronto, che fa riferimento al distretto di Ascoli, ha molte presenze turistiche in meno e la metà dei posti letto, ne ha circa 20.000. Questi sono i dati oggettivi che fanno del nostro distretto il distretto turisticamente e economicamente più importante del medio adriatico. Se continuiamo a lavorare così ci sarà futuro anche in altre realtà. Il gioco di squadra è fondamentale, purtroppo qualcuno ha remato contro, ma quel qualcuno forse non può fare l'amministratore e ci dovrà pensare su questo elemento. La polemica degli ultimi giorni è stata anche quella che ha riguardato il sindaco del comune di Atri, Gabriele Astolfi, che aveva intenzione di dedicare una piazza a Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento Sociale Italiano. C'era anche un'altra proposta, quella di dedicare un'altra piazza ad Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito Comunista Italiano. Ebbene, per il momento non se ne fa nulla, tutto è rimandato perché ieri sera in Consiglio Comunale se ne sono dette di santa ragione da una parte e dall'altra. Questa polemica per l'intitolazione di una via, una piazza Giorgio Almirante, prosegue. Ieri c'è stato il Consiglio Comunale, è arrivato lo stop all'intitolazione di una via all'esponente del Movimento Sociale Italiano, ma anche a piazza Berlinguer. No, in realtà mi permetto insomma di precisare, non c'è stato nessun stop, non è che eravamo coscienti e certi che insomma le opposizioni, soprattutto poi il PD perché è l'unica opposizione, e che alcuni movimenti di sinistra falsamente ideologici si opponessero a questa cosa. Molti, soprattutto quelli del PD, hanno cercato di mettere in parallelo la figura di Berlinguer con la figura di Almirante. Non era nostra intenzione, non tanto per non mettere in discussione due figure politiche della Prima Repubblica che hanno fatto sicuramente la storia di due grandi partiti. Il problema è un altro, che noi che siamo un'amministrazione di centrodestra avevamo avuto, come dire, un profilo alto per l'intitolazione della piazza Berlinguer, perché altrimenti la potevano intitolare le precedenti amministrazioni di centrosinistra che non hanno avuto il coraggio di farlo, evidentemente per frazioni interne. Noi invece, pur essendo di centrodestra, abbiamo ritenuto normale, senza entrare nel merito politico, perché potevamo dire no, perché comunista, l'intitolazione a Berlinguer. Ci aspettavamo la stessa intelligenza culturale da parte degli esponenti della sinistra. Questo non è stato, e a questo punto ho dovuto necessariamente, ma perché lo hanno fatto loro, mischiare le due cose. La contrapposizione comunismo-fascismo, destra-sinistra, credo che stia purtroppo finendo, anzi credo che sia finito, e Renzi ne è proprio l'esempio lampante, e quindi a questo punto mi sembra strano insomma che l'API, l'SEL o altri partiti, a ragione magari dal loro punto di vista, considerano Berlinguer un santo e Giorgio Almirante invece completamente un diavolo. Su questo io non sono assolutamente d'accordo. Se il profilo è alto sotto l'aspetto politico, sono due statisti, due uomini politici, due segretari di partito. Se invece vogliamo dire che un segretario di partito è bravo mentre l'altro è cattivo, a questo punto lascio alla sinistra il compito di intitolare la piazza Berlinguer e a me il compito di intitolare ad Almirante. Per la 56esima edizione della tradizionale fiera a Campo Imperatore, quest'anno si sono uniti tra loro anche i comuni dell'area del Gran Sasso. Torna alla rassegna degli ovini, edizione 56, sempre un successo che probabilmente è dovuto ai sacrifici, all'impegno che la Camera di Commercio dell'Aquila ci mette. Che edizione sarà quella di quest'anno?
Beh, quella di quest'anno sarà un'edizione un po' particolare. La particolarità è il fatto che tutti i comuni dell'area della Baronia hanno aderito all'iniziativa e ognuno di questi comuni ha predisposto delle iniziative proprie fra arte, cultura e prodotti tipici, quindi il corollario che si auspicava è praticamente da quest'anno partito, quindi è una edizione diversa, è un'edizione più partecipata, più larga e che a noi va molto piacere, speriamo che raccolga il successo che merita. Che sintomo è per il territorio questo allargamento, questa adesione alla manifestazione da parte di tutti i sindaci? Ma io credo che i territori stanno in tutta la provincia, stanno maturando l'idea che bisogna trovare momenti di coesione, dello stare insieme e di valorizzare insieme le proprie qualità, i propri prodotti, il proprio essere, la propria storia. Alla 56esima rassegna degli ovini aderisce anche il comune di Navelli per la prima volta. Che segnale è per il territorio? Perché questa scelta? Beh, intanto perché storicamente Navelli è posta sulla biforcazione del Tratturo, quindi voglio dire nulla di strano se ci dovessimo rifare alla storia, in quanto proprio sulla piana di Navelli transitavano migliaia di pecore verso Foggia o verso il Campo Imperatore a seconda il periodo in cui avveniva la transumanza. Quindi questo invito rivoltoci dalla Camera di Commercio e comunque anche dal Comune di Castel del Monte ci è sembrato un'occasione di riprendere una tradizione e un percorso che sicuramente porta a sviluppare questo territorio dal punto di vista turistico. A Spoltore da questa sera e fino a domenica tornano le Notti della Briganta. È la quinta edizione, le Notti della Briganta, 3 giorni dedicate alla storia, alla tradizione, ai canti. Ha davvero preso piede come manifestazione, sono state tante le visite anche lo scorso anno, anche da fuori regione. Qual è il segreto? Il segreto è riappropriarsi delle proprie origini e soprattutto far sapere chi siamo e da dove arriviamo, perché fino al 1861 c'era un regno che era unito, che era stato unito per 800 anni e poi è scomparso per una guerra non dichiarata. E come tutte le rievocazioni storiche si cerca di dare un'immagine anche suggestiva di quello che è stata la nostra storia che noi spesso ignoriamo. E, per quello che riguarda l'abbigliamento del brigante era lo stesso abbigliamento, diciamo, dell'epoca, però con alcuni dettagli che lo rendevano più pratico. Quello che li distingueva dagli altri, dai civili, diciamo, erano alcuni segni di guapperia, cioè di spavalderia, cioè dovevano comunicare con il loro abbigliamento, anche incutere timore e anche evitare scontri più cruenti. Comunque in qualche modo, diciamo, indossavano una specie di segnale. I briganti contavano soprattutto sulla loro perfetta conoscenza dei luoghi, evitavano lo scontro diretto e preferivano naturalmente l'imboscata. E noi siamo particolarmente contenti di questa iniziativa che l'amico Troiano, Luciano Troiano sta portando avanti da ormai 4-5 anni e gli diamo atto che comunque grazie alla sua iniziativa Spoltore ha valicato i confini non soltanto regionali ma addirittura anche nazionali per certi riscontri che abbiamo avuto e quindi noi partecipiamo per quanto possiamo con anche il patrocinio e la possibilità di concedere contributi modesti che l'amministrazione ci consente di fare. Ed ora la pagina sportiva, il calcio quello giocato ovviamente, non quello giudiziario. Ebbene, l'ultima gita fuori porta ieri per i tifosi del Pescara che hanno seguito a Cingoli l'amichevole dei biancazzurri contro la Maceratese. Domenica sera invece si gioca per la prima volta in questa stagione all'Adriatico Cornacchia, prima uscita ufficiale sul campo amico, amichevole di lusso contro il Sassuolo, squadra di Serie A allenata da Eusebio Di Francesco. Avanti adagio, il Pescara di Massimo Oddo soffre a tratti ma batte la Maceratese chiudendo il ritiro di Cingoli con un successo comunque beneaugurante in vista dell'inizio della Coppa Italia. Al comunale Spivak i biancazzurri hanno fatto vedere buone cose ma anche una condizione fisica che risente dei pesanti carichi di lavoro sostenuti prima a Pizzoferrato e poi in terra marchigiana. La gara di ieri con i biancorossi di Cristian Bucchia ha visto in avvio in campo un Pescara con il 4-3-1-2 con Paolo
Paolucci, trequartista a ridosso della coppia d'attacco La Padula Caprari. In difesa schierato quello che ad oggi sarebbe il poker titolare, con Ćosić e Zuparic centrali, con Zampano e Rossi ad agire sulle fasce. A centrocampo il furetto Torreira, Mandragora e l'esperto Memusciai. Avvio di gara promettente per il Pescara, con la rete del vantaggio che arriva al nono minuto grazie a Paolucci dopo un'ottima intuizione di La Padula. La risposta dei marchigiani è immediata. Al 17° su angolo dell'altro ex teramano Buonaiuto, Faisca di testa brucia tutti sul tempo mettendo la gara in parità. Poi solo equilibrio, qualche occasione dall'una e dall'altra parte, e la ripresa con il solito pieno di sostituzioni e due squadre tutte nuove sul terreno di gioco. La Maceratese neopromossa in Lega Pro non sfigura, ma poi quasi alla mezz'ora ci pensa il sindaco Marco Sansovini ad inventare uno dei suoi colpi, regalando con un Eurogol al Pescara la rete della vittoria. Ora terminato il ritiro di Cingoli, si tornerà in città per prepararsi alla gara di domenica sera con il Sassuolo, potendo contare da lunedì sui due nuovi arrivati, Verre e Crescenzi. Ora all'appello manca una punta, ma con un mese esatto di mercato la fretta potrebbe essere cattiva consigliera. Andiamo a scoprire se il tecnico biancazzurro Massimo Oddo alla fine della partita dell'amichevole con la Maceratese era soddisfatto oppure no. Se dovesse essere così, se fosse ufficiale, sono molto contento, perché sono giocatori che ho personalmente richiesto, quindi la mezzala che chiedo da tempo, con caratteristiche un po' diverse da quelle che abbiamo, e è un giocatore che è capace di giocare sia a destra che a sinistra, quindi una valida alternativa agli ottimi giocatori che già abbiamo. Sì, no. Vabbè, ma noi abbiamo Mignanelli, abbiamo Zampano, abbiamo il giovane Vitturini e abbiamo Rossi, che sono bravissimi calciatori tutti quanti, quindi si va ad aggiungere un altro giocatore secondo me importante. E d'altronde il campionato è lungo, quindi la concorrenza fa bene, e sono contento, perché insomma diamo un'alternativa importante a questa squadra. Sono molto soddisfatto della vittoria, perché tante volte queste partite si rischiano anche figuracce, perché ovviamente i carichi di lavoro sono tanti. Come hai detto tu, questa mattina abbiamo fatto una sessione di forza molto pesante, insomma si è visto anche abbastanza piantati, però e più che altro queste partite servono per incominciare a dare un po' di minutaggio, e ovviamente poi incontri squadre che magari ci mettono l'anima in questa partita, incontrando squadre di categoria superiore, giocatori di categoria superiore, quindi ovviamente, come la normalità vuole nel calcio d'estate, sono partite insidiose, e nonostante questo abbiamo vinto. Vincere è sempre bello, si evitano le polemiche e quindi va bene così. Stiamo lavorando molto bene, sono molto contento del gruppo. Queste amichevole ho mischiato tutti, per me non è che conta chi va in campo, ma conta che chi va in campo fa un certo numero di minuti per mettere minutaggio nelle gambe, perché insomma ci avviciniamo alla Coppa Italia, dove purtroppo 8 giocatori dovranno restare in campo per 90 minuti, quindi inevitabilmente e cerchi prima l'uno e poi l'altro di mettere un po' di minuti nelle gambe. Pescara e Teramo fanno lo stesso campionato, vicende giudiziarie a parte, cioè quello di Serie B. Il Pescara domenica sera giocherà contro il Sassuolo, come detto formazione Serie A. Il Teramo invece a Rivisondo li affronterà in amichevole una squadra di Serie D, il Francavilla Fontana. Quella che sta iniziando per Stefano Scipioni è la quarta stagione con la maglia del Teramo, tutte giocate tra i pro, dove ha debuttato proprio con i colori biancorossi. Il difensore teramano parla così dei primi giorni di preparazione. Stiamo lavorando bene, i nuovi stanno assimilando quello che il mister vuole, quindi dai, stiamo facendo bene, e quindi giorno dopo giorno cerchiamo di migliorarci. La condizione ancora non è ottimale, però con il prof stiamo lavorando, e quindi speriamo di arrivare al primo appuntamento importante, cioè la Coppa, nelle condizioni migliori. Quindi un giudizio sul gruppo che va creandosi e sui nuovi arrivati. No, il gruppo è un buon gruppo, perché i nuovi sono veramente parte dei
grandissimi giocatori, secondo me sono anche dei bravi ragazzi, quindi poi giovani, quindi il gruppo ci sta. Piano piano sta a noi, tra virgolette, più vecchi a farli integrare bene. Conoscevo Bartolomei, Rigione, che secondo me sono due giocatori molto molto forti. Poi ho conosciuto Alan e anche D'Agostino, che mi hanno impressionato, ma anche gli altri sono molto molto bravi. 28 anni compiuti due giorni fa e una voglia matta di esordire in Serie B. Prima però c'è l'appuntamento di Team K al Bonolis il prossimo 9 agosto contro la vincente di Cittadella Potenza. No, secondo me stiamo lavorando bene, quindi poi sa, il mister vuole sempre che giochiamo palla, non la buttiamo mai, che attacchiamo gli spazi e corriamo, quindi dobbiamo cercare di acquistare la migliore condizione possibile, il prima possibile, e quindi penso che per il 9 staremo già a buon punto, secondo me 80-90%. E per il 5-6 settembre? Il 5 settembre dobbiamo stare al 100%, perché come lì... Come lo immagini? Niente, lo immagino, sicuramente sarò molto emozionato, perché giocare in Serie B veramente qualcosa di, per me personalmente, impensabile, vedendo dove stavo anni fa. Però niente, dai, non ci pensiamo e quindi vedremo, dai. Come si diceva nel servizio, domenica parte la stagione ufficiale con il primo turno di Team Cup. Giocheranno ovviamente le squadre che hanno avuto accesso, che sono quelle di Lega Pro e di Serie D, e una abruzzese in campo. Si tratta dell'Aquila, che affronterà l'Arezzo. È stato designato a dirigere la partita Francesco Furno di Roma 1. Bene, è tutto anche per oggi. Grazie per averci scelto. Buona serata a tutti. Thank you.